Allora, buonasera, sono Sergio Fantechi, capo area territoriale nord-est della Centro Leasing, società di leasing facente parte del gruppo Intesa San Paolo. Ci troviamo a Genova con il nostro agente Simonetta Turella, che è agente monomandatario della Centro Leasing per quanto riguarda la zona di Verona. In qualità di capo area io mi occupo di quattro regioni, quindi dello sviluppo del processo di business di quattro regioni, tra queste Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e il Veneto. Quindi, seppur in un anno di difficoltà, che poi lei mi confermerà molto meglio, noi comunque abbiamo voluto garantire la nostra partecipazione al Salone Nautico perché riteniamo che questo comparto, seppur con qualche accorgimento in più per quanto riguarda, mi lasci dire, la concessione del merito del credito, sia comunque sempre meritevole di attenzione anche da parte delle società finanziarie. Ovviamente per continuare a concedere credito abbiamo bisogno intanto di avere clienti meritevoli di questo, ma soprattutto anche dei fornitori con i quali poter instaurare delle relazioni, perché noi tutti siamo convinti che il fornitore in questo caso fa veramente la differenza in quanto ha il primo contatto con il cliente. Quindi Centro Leasing come società, per quanto riguarda in particolar modo la mia area territoriale, si propone come società di leasing che può assistervi, diciamo, anche nella trattativa e nel finanziamento. Un grazie particolare per averci accolto nel suo cantiere e ovviamente nel suo stand, e quindi grazie ancora. È ancora un po' presto per trarre delle conclusioni. Sicuramente il mercato si è spostato su una fascia medio-bassa, cioè dai 12 metri fino ad arrivare ai 6 metri, quindi si sta spostando su un segmento di mercato abbastanza delineato, escludendo la parte superiore ai 37-38 piedi, quindi superiore ai 12 metri, praticamente dove in questo momento la crisi c'è, si sente e ci sarà anche per i prossimi, almeno per i prossimi 2 anni. Per quanto riguarda invece il mercato che funziona, comunque che ci fa andare avanti, che ci fa mangiare a tutti quanti, è un mercato diverso, con meno numeri, però un mercato che ha sempre funzionato e che funzionerà sempre, nel senso che chi vuole andare in acqua ci va con dei costi abbordabili, con delle barche che hanno dei costi di gestione importanti ma sostenibili. Quindi è un segmento dove noi abbiamo sempre creduto e dove noi continueremo a crederci. I nostri clienti fanno uso di prodotti finanziari, diciamo che noi abbiamo una clientela familiare, quindi mediamente non abbiamo dei grossi problemi a livello finanziario. So che soprattutto si è sentito in questi giorni che il sospetto finanziario, diciamo, non sono più così contenti di finanziare le barche. Io vedo che per quanto mi riguarda i nostri clienti è difficile che abbiano dei risposte negativi, perché comunque sono clienti che scelgono una barca che dove si possono permettere e che il sistema finanziario gli aiuta a risolvere qualche dubbio sulla spesa. Che consiglio si sente di dare a Centro Leasing? Allora, un consiglio per la mia esperienza è proprio quello di valutare il fornitore. Il fornitore è vero che non può garantire sulla solidità del cliente, ma può sicuramente presentare al leasing il tipo di cliente e il tipo di attività e il tipo di imbarcazione che vuole acquistare. Io il suggerimento è proprio questo: non tutti i fornitori sono uguali, non tutti i clienti sono uguali. Per quanto mi riguarda a livello personale, noi offriamo delle imbarcazioni a delle persone che guardano quanto spendono, non fanno l'appasso più grosso, sanno esattamente quanti soldi hanno. Quindi in questo caso questa tipo di clientela va premiata e non va penalizzata, e quindi non va generalizzato il problema finanziario per tutti i clienti. Grazie mille. Signor Lorenzo, allora io ho il piacere di presentarle il nostro agente monomandatario Simonetta Turella di Verona, con il suo collaboratore Francesco Pera, che lei conosce particolarmente e che ci ha favorito questa opportunità. Prima di lasciare la parola a loro e a lei nuovamente, le voglio rinnovare tutta la disponibilità da parte di Centro Leasing
e in particolar modo dell'area territoriale che ho l'onore di rappresentare, per poter assistere questa sua clientela che ho sentito definire familiare e che mi ha fatto particolarmente piacere, perché una clientela familiare va proprio incontro a quelle che sono, diciamo, le nostre esigenze e le nostre priorità. Sono Francesco Pera, lavoro per l'agente di Verona Simone Tatturella. Ribadisco che sono molto felice che il signor De Cristofano ci abbia dato questa opportunità qui nel suo stand, anche perché in particolare, visto che io in particolare ho avuto il contatto diretto con questo tipo di fornitore, che per noi è un fornitore primario e molto importante, e quindi siamo felici e speriamo che si possa sviluppare un certo tipo di lavoro. Già in passato abbiamo lavorato, abbiamo avuto delle responsi molto positivi anche a livello di clientela, quindi tutto quello che aveva già anticipato il signor De Cristofano lo possiamo comunque confermare, e quindi auguriamoci che da qui in poi ci sia la possibilità di lavorare maggiormente, anche in funzione del fatto che si venga fuori poi da questa, pian piano, anche da questa crisi. Sono Simone Tatturella, agente monomandatario della Centro Leasing di Verona. E che altro aggiungere? Che noi siamo pronti, lo siamo sempre stati, forse ci siamo un po' fermati perché il mercato si è fermato un tantino su questo prodotto. Oggi lo vogliamo nuovamente ritrovare, e soprattutto, appunto, riprendendo il discorso di prima, che magari le imbarcazioni, quelle di grosso taglio, di importo abbastanza elevate, si sono un tantino fermate. Noi abbiamo sempre apprezzato e amato tantissimo il medio e basso e piccolo importo, perciò, che dire, siamo sempre pronti, lo siamo sempre stati, e per cui anche nel prossimo futuro ci troveranno sempre pronti con i nostri prodotti del nautico. Grazie, allora grazie, io mi auguro che lei mi chiami molto presto e noi cominciamo.